Lucettino d'acquetta, prima di cominciare. Della Madonna! Ciao ragazzi, bentrovati in una nuova entusiasmante puntata di It's Logo Time. Oggi parleremo di un logo che sicuramente tutti voi conoscete e stiamo parlando di Microsoft. Ma prima di spiegarvi tutti i significati e le chicche dietro questo logo, sigla. Allora, partiamo col dire che tendenzialmente quando uno pensa a Microsoft pensa a Bill Gates, cioè il fondatore. Fondata nel 1975 da appunto Bill Gates e da Paul Allen ad Albuquerque, o Albert Cookie come dicono i Simpson. Appunto ha iniziato a creare i propri programmi. Poi ha iniziato a venderli a IBM, che a quel tempo era l'azienda più importante sul panorama computeristico. Poi nel 1990, appunto, creano il loro software, il loro sistema operativo, appunto Microsoft, Microsoft Windows. Chicca, prima di iniziare a parlare dei loghi, Microsoft è l'unione di due vocaboli inglesi che sono microcomputer e software. Quindi dalle due unioni è nata la parola Microsoft. Ora però andiamo a parlare di quello che interessa a noi e a me, ovvero i loghi. Il primo, che appunto è l'iniziale della nascita di Microsoft, è questo. I due, Bill Gates e Paul Allen, si dice siano stati i creatori di questo logo. E si dice anche che questo logo sia stato creato da un loro programma di linguaggio che in automatico ha creato questo leggende. Non si sa se sia vero. E appunto viene creato questo logo che innanzitutto ricorda molto ovviamente le linee degli anni 70, quindi della disco music, con tutte queste linee concentriche, ovviamente tipiche appunto della disco music, e di fatto è l'unico logo Microsoft che è spostato su due linee diverse. Quindi appunto dopo questo logo basato tra virgolette sulla disco music, passiamo negli anni 80, dove la disco music viene sorpassata, diciamo così, dal rock. E quindi anche Microsoft cambia il suo logo e diventa un logo molto rock. Ovviamente, non so se qualcuno guarda, chi guarderà questo video magari noterà qualche similitudine col logo dei Metallica. E come notiamo, rispetto al logo della disco, questo è su una linea sola, non ha più tante linee, ma sono delle lettere piene, lettere molto più decise, molto più spigolose rispetto a quelle precedenti. Però, per fortuna, questo logo viene usato soltanto per 2 anni da Microsoft. E ripeto, per fortuna, perché obiettivamente è decisamente un po' troppo simile a quello dei Metallica. Nel 1982, quindi appunto dopo i 2 anni dell'uso del Rockstar logo, arriva uno dei loghi più apprezzati da parte dei dipendenti Microsoft, ovvero il così chiamato Biblet. Questo logo viene introdotto nel 1982 e si compone di un fondo verde, marrone, non lo so, io sono daltonico poi. E invece le lettere prendono questo color beigiolino, carino, niente da dire. E come vediamo chiaramente rispetto al logo della Rockstar, le linee sono più pulite, viene usato un font molto più lineare, molto più. Ma chi cazzo è che mi rompe i coglioni adesso? Un font molto più lineare e pulito. La particolarità sta nella lettera O. Ma cosa rappresenta quella cosa lì con tutte le linee? È un CD.
Cosa anche interessante è che Microsoft, in quel periodo in cui usa appunto questo logo qua, spesso utilizzerà soltanto quella O che richiama i CD, come logo standalone, senza la scritta Microsoft. Quindi poi nell'87 c'è un ulteriore rebrand dell'azienda. Arriviamo al logo Microsoft più usato, perché è stato usato per 20 anni, il cosiddetto logo Pac-Man. Logo, a differenza di quelli precedenti, la M di Microsoft è in maiuscolo rispetto alle altre e prende questa caratteristica inclinatura. Ok? Un'altra cosa interessante, tra la O e la S c'è questo triangolino, questa spaziatura che dovrebbe, appunto questa spaziatura dovrebbe rappresentare lo stacco tra micro e soft. Però probabilmente nessuno ci ha mai fatto così caso. E poi arriviamo al giorno d'oggi, quindi qualche anno fa, nel 2012, Microsoft fa un ulteriore rebrand, le quattro finestrelle classiche di Windows, ognuno di questi quadrati rappresenta una determinata cosa. Il rosso che rappresenta il pacchetto Office, il quadrotto blu, azzurro, che rappresenta Windows, il quadrotto verde che rappresenta Xbox e il quadrotto giallo che rappresenta Bing. Microsoft ha deciso di creare un logo con i propri programmi o software più famosi e più utilizzati. Un'idea che tutto sommato ci sta bene. Poi, oltre ai quadrotti, c'è anche la scritta Microsoft che rispetto al precedente logo perde la boldatura, l'inclinazione, quindi diventa una font abbastanza normale, molto lineare, pulita, di questo grigio che va bene a contrasto con i colori usati nei quadrati. Hanno fatto un gran bel lavoro di redesign e rebranding di questo logo molto molto importante e che fino al 2012 sembrava molto vecchio. Detto questo, siamo arrivati anche adesso, anche oggi, alla fine di questo piccolo viaggio. Voi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito. E io vi do appuntamento a una prossima puntata di It's Logo Time. Ciao ragazzi!